bel caffè e lo prendiamo con Antonio Spennillo. Esatto, buongiorno. Eccolo qui, buongiorno Antonio, che poi tra le altre cose, cantante, cantautore, pianista, molto spesso in coppia col fratello Mauro Spennillo, che ha scritto un attimo, abbracciami di Andrea Sannino, quindi voglio dire, sì, è una cosa molto così. Grazie per essere qui. Grazie a voi per questa opportunità. Assolutamente. Allora Antonio, come nasce questa passione per la musica e soprattutto per questa cosa che tu comunque sei un cantautore, quindi scrivere di musica? Nasce da bambino, nasce dalle canzoni alla radio, dai programmi televisivi, dalla cultura personale. Nasce dal vissuto. Nasce dal vissuto, questa è una cosa molto bella. Sì. Quindi ci stai dicendo che tutto quello che scrivi è, sì, un po' stato vissuto sulla tua pelle. Sì, e continua a vivere. Questo è importante. Questo è molto molto bello. Senti, quindi l'ispirazione nasce sicuramente da... Ma è vero che il cantautore per scrivere bene deve soffrire? Deve soffrire, ma deve vivere anche bene, eh? Non ci dimentichiamo. Però è anche vero che magari, questo credo nella vita di tutti i giorni, no? Dalla sofferenza riusciamo sempre, sì, a trarre qualcosa di... Sì, infatti di come la mia prima canzone, mi ricordo che c'era un periodo che impazzivo per questa ragazza e scrissi Strega, la mia prima canzone. Strega, perché era un po' strega questa. Eh sì, una brulla strega. E chi donna non lo è un po' strega? Forse tu l'hai incontrata quella più strega di tutte. Capita a tutti gli uomini. Viva le donne sempre, se no facciamo come Amadeus, esatto. Ciro ha detto che no. Che le donne sono streghe. Un po' lo siete. Senti, lavori, dicevamo prima, fianco a fianco con tuo fratello. Sì. Capita anche a me di lavorare fianco a fianco con mio fratello e capita anche a me di litigarci spesso. A voi come va? No, poco, litighiamo pochissimo. Io non mi ricordo litigate con mio fratello, dico la verità. Beato andiamo te. Molto d'accordo perché... abbiamo la stessa passione, a parte una, forse il calcio, forse a lui non piace, l'unica passione che non sono riuscito a trasmettergli. Poi il resto ho trasmesso tutte le belle passioni. Quindi sei tu il più grande? Sì, sono il maggiore dei fratelli Capone. E quando vi siete accorti di condividere questa passione per la musica, entrambi poi? Da bambini, da ragazzini, ci piacevano ascoltare la grande musica, la bellissima musica degli anni 70-80, le trasmissioni televisive. Parentesi, questo spazio offerto dall'Emporio del Caffè. Nel frattempo io ti preparo un caffèuccio e la nostra Enza fa gli onori di infatti caffè. Io so che il primo lavoro discografico c'è tutta una vita da scrivere e da fumare sopra il caffè. Manco a farlo apposta, bene, insomma. Si rivela un vero e proprio successo. Sì. Ce lo racconti un po'? Praticamente questo successo è dovuto al fatto che io questo disco l'ho venduto spesso in mezzo alla gente. Nelle strade, nelle piazze, nei bar, facevo ascoltare le mie canzoni con l'auricolare alla gente e spesso questa cosa è rivelata vincente. Il disco porta a porta, diciamo, ho venduto molti dischi porta a porta. Fantastico. Senti, però un altro tuo progetto è la stanza delle canzoni, no? Sì. Questa idea, questa bella trovata di incontrarvi in un salotto, in un club e far capire e cercare di capire come nasce una canzone. Da dove ti arriva questa idea? Dall'amicizia. Dall'amicizia, perché tutti i componenti della stanza delle canzoni sono amici e quindi ci trovavamo a casa di questi amici a fare ascoltare le nostre canzoni e da lì è andato questo format, è andato molto bene, infatti abbiamo girato nei club, nei teatri, nelle piazze con questo format, questo spettacolo e abbiamo portato praticamente alla gente il modo di far conoscere come nasce una canzone, strumento e voce. Bene, complimenti. Ed è lì so che poi hai conosciuto anche i nostri due, la colonna sonora di Domenica Like, Roberta e Andrea. So che bravissimi. Una bella amicizia, so, giusto? Bravissime, grandi, grandi amici e grandi musicisti. Io ti offro il caffè, giro. Grazie, gentilissimo. Tra le altre cose, si evince, abbiamo preso anche un po' di scossa, si evince questo grande senso dell'amicizia che hai, credo sia uno dei valori più importanti per te, o sbaglio? Sì, sì, lo diceva anche Vinicius de Moraes, l'amicizia, no? Come, scusami? Lo diceva il grande poeta brasiliano Vinicius de Moraes. È vero, quindi l'amicizia. La musica è l'arte dell'incontro. La musica è l'arte dell'incontro. Sì. È un cantautore, niente male, il nostro Spennillo, non avevamo dubbi. Ho dei buoni gusti musicali, mi piace la bella musica. Senti, progetti futuri? Il mio secondo album, La radio sulla finestra si chiamerà. Sì. Se puoi girarti, sì, a favore di camera, secondo me, grazie. Sì, La radio sulla finestra è il mio prossimo disco che uscirà in primavera.
arrangiamenti di Mauro Spenillo con dei grandi musicisti all'interno di questo disco. Infatti hanno suonato alla batteria Golino, Alfredo Golino, al basso Roberto D'Aquino, alle chitarre Pippo Seno e Maurizio Fiordiliso, sezione fiati di Campagnoli, Giovanni Campagnoli e Rocco Di Maiolo, e il lunedì c'è una bellissima armonica di Giuseppe Milici. Che bello. Antonio, vediamo anche le immagini di Piano d'Ascolto, che un po' anticipa, se non vado errato, il disco. Ecco, di che cosa... Piano d'Ascolto è un'idea nata da me, da Daniele Ippolito, Mauro Spenillo e poi Alessandro Freschi, che è anche il regista di questo mini documentario, che è un racconto della mia vita personale e artistica. Infatti in questo momento io sto raccontando come ho conosciuto Antonio De Carmine Principe, mm-hmm. no? In questo castello, nel Maschio Angioino. È un fatto molto divertente, perché questo incontro è frutto di un errore del Fiera Città. Praticamente negli anni 90 Antonio, ti devo chiedere la cortesia, sì, però di farti vedere anche dal nostro pubblico. È abituato, insomma. Certo. Allora, dicevo, l'incontro con Antonio De Carmine è un incontro piuttosto particolare, perché nasce da un messaggio, un errore di stampa sul Fiera Città, in cui l'errore diceva produttore cerca artista. Io mi presentai io, e Antonio ti aspettava che questo produttore, praticamente siamo due amici cantatori che sono conosciuti in quel caso, ognuno pensava che fosse il produttore fosse l'altro. Vedi, quindi c'è stato questo... Quando c'era questo... Fiera Città, che era... Fiera Città? Negli anni 90, negli anni 90. Qualche anno fa. Era un giornale che andava... Sì, tantissimo. Sì. C'erano anche degli incontri galanti. Ma eri piccola, non credo che compravi il... No. Vabbè, qualche anno fa... Anna comprava il Fiera Città per fare gli incontri. No, non esageriamo, però compravo vinili, compravo musica. Tu compravi il Soe. No, mia mamma me lo vietava. Ti vietava il sole? Assolutamente no. Vabbè, aperta e chiusa parentesi. Parlaci anche di Lunedì, questo brano che invece anticipa... Lunedì è un giorno particolare, è un giorno un po' odiato da tutti. Però io ho pensato a questo giorno come un incontro tra due personaggi. Agostino e questa ragazza che si incontrano sul lungomare di Mergellina, entrambi con gli occhiali da sole, e ballano questo twist di Chuck Berry, come in Pulp Fiction. E quindi lunedì è un incontro un po' particolare. Parla di questo incontro lunedì. Quindi è stato un lunedì piacevole. Piacevole, esatto. Per questo Agostino, un po' fumettistico. Rispetto ai tanti. Infatti questo video che abbiamo girato, il primo singolo di questo nuovo album, Lunedì, che ha realizzato Giorgio Siravo, questo fumettista molto bravo, narra di questo incontro. E noi ascolteremo questa canzone e vedremo anche il video. Quindi facciamo una bella presentazione. Antonio Spenillo canta Lunedì. Prego. Lunedì è il colore addormentato della cenere, e i giornali rincorrono quel vento, il vento che non c'è. Agostino ha lasciato la sua rabbia nelle tasche vuote, e ora aspetta il mattino ubriaco, galleggiando sulle onde del mare. Lunedì è un foglio bianco in una stanza da dividere, la scommessa perduta in una banca che non naviga. La ragazza è partita sopra un treno verso un'altra meta, viaggia senza una direzione perché non vuole nessun padrone. Cantano gli eroi sempre più stupidi, per sentire il calore ci vorrebbe
ti è un bambino ed una palla che si rincorrono. E qualcuno ha lasciato la sua testa fra le nuvole. Agostino ha incontrato la ragazza con le scarpe nuove e ora ballano senza parole nel mondo con gli occhiali da sole. Cantano gli eroi sempre più stupidi, per sentire il dolore non ci vorrebbe uno schiaffo. Complimenti al nostro Antonio Spanini. Bellissimo questa canzone, ma anche il grazie. Video, grazie. Complimenti grazie. Davvero. Bello. Ah, sono contento. Anche noi siamo veramente contenti di averti bello. Avuto qui con noi. Salutaci tuo fratello, buone cose, in bocca al lupo per tutto. Anche a voi buona musica sempre. Sempre, sempre. Buona musica. E grazie ancora. Antonio Spanini, grazie. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo a Domenica Like.